fattori di rischio sono molto importanti per quanto riguarda la stratificazione proprio di sviluppare una patologia flebologica. Ci sono tipi di lavoro che comportano lo stare in piedi a lungo, l'eccessiva sedentarietà, fattori di rischio assolutamente di familiarità è molto importante, chi ha una familiarità spiccata è bene che inizi subito a prevenire e stia attento anche nel caso di gravidanze a prendere delle precauzioni. Quindi se io so di essere una persona a rischio è bene che cerchi di prevenire, prevenire con attività fisica, prevenire con l'impiego di calze elastiche o con l'impiego anche di un semplice integratore o farmaco per aiutare la nostra circolazione. Senza dubbio la sedentarietà, lo stare in piedi molto, il lavorare in ambienti caldi, le gravidanze, le terapie ormonali sono tutti fattori di rischio insieme alla familiarità che possono sviluppare una malattia venosa.